Una giovane nissena dona il midollo osseo a una ragazza del nord, un gesto che potrebbe salvarle la vita. Ne parliamo con la responsabile dell'associazione donatori midollo osseo di Caltanissetta, Ilenia Scimè. Durante le giornate nazionali di tipizzazione dei tuoi midollo, svolte per il secondo anno appunto a Caltanissetta, quest'anno in Piazza Garibaldi, abbiamo ovviamente invogliato i più giovani possibili ad effettuare la tipizzazione, cioè fare un semplice prelievo di sangue per essere inseriti nel registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Le tipizzazioni effettuate lo scorso anno, sempre durante la stessa giornata, hanno condotto ad una compatibilità quasi del 100%. Con una giovane ragazza nissena, studentessa, che potrà appunto donare fra ieri e oggi, l'ha già effettivamente fatto, quindi il suo midollo, ad una giovane ragazza di cui per motivi di privacy ovviamente non faremo i nomi, che è malata di leucemia. La compatibilità oltretutto trovata è stata altissima ed è il secondo caso a livello diciamo regionale che si verifica in circa 20 anni, quindi questo è un evento molto importante che oltretutto sta a certificare, a garantire proprio l'importanza del nostro lavoro, che in questo caso è proprio il caso di dirlo vitale. Come dicevamo, questa ragazza ha già effettuato la tipizzazione tramite aferesi, quindi tramite una semplice flebo, per cui diciamo anche le modalità adesso sono molto più semplici, non implicano alcun rischio, rischierebbe eventualmente chi riceve perché ovviamente è immunosoppresso. Quindi per questo ovviamente vanno fatti una serie di certificazioni, appunto prelievi medici per assicurarsi lo stato di buona salute, e quindi diciamo, siamo qui per darvi questa notizia. Fra ieri e oggi questa ragazza ha già effettuato la tipizzazione, è andata a buon fine e quindi in giornata queste sacche di midollo arriveranno al destinatario, ovviamente come dire iper felice perché sa che tramite il nostro lavoro è stata trovata una persona compatibile al 100% che le salverà la vita. C'è tanto bisogno di donazione anche nel nostro territorio? Assolutamente, noi stiamo cercando di attivarci proprio per dare informazione. Purtroppo circa la donazione di midollo osseo c'è una grave disinformazione che oltretutto tende anche ad intimorire le persone. Noi col nostro lavoro, quindi tutti i volontari dell'ADMO, ma anche i volontari, quindi i medici del trasfusionale, dell'ADAS, della Croce Rossa, stiamo cercando di proprio attivare queste campagne per dare principalmente diciamo informazioni alla popolazione e far capire quanto sia importante, quanti diciamo non implica appunto nessun rischio e oltretutto cosa serve? Serve a curare gravi malattie tumorali quali linfomi, leucemie e mielomi.